Ce la faccio? Ciao ragazzi e benvenuti a questa nuova Zoppo Reaction. Cagliari-Milan è appena iniziata, da qualche secondo, sono pure arrivati in ritardo perché spostarmi da una stanza all'altra con queste... Oh! Chukwueze subito, neanche faccio l'intro che Chukwueze già mega dribbling. Si è partiti veramente forti in questa partita. All'improvviso, 1 minuto e 22 secondi. Mamma mia, partenza col botto. E Reinders tira fuori di un soffio. Oggi una formazione davvero sperimentale per il Milan, che rinuncia sia a Giroud che Leao per mettere Pulisic sulla fascia sinistra e Okafor da falso 9 e soprattutto Adli in regia. Adli doveva rompersi Krunic per vedere Adli, che ora avrà la sua occasione per dimostrare quello che vale dopo un anno e mezzo di Milan. Ragazzi, sta partita è iniziata veramente a busso, come si dice da ste parti a Bologna, cioè fortissimo, un sacco di occasioni in pochissimo tempo. Il Milan mi sembra carico comunque, speriamo bene. C'è la povera Sara che deve fare di tutto per questo zoppo. Ecco, c'è anche la povera Java. Java, ciao testina. Ciao Giavina. Giava odia il mio gesso e le mie stampelle, non capisce perché non posso più giocare con lei. Scusate per la posizione insolita, ma mi hanno detto che la gamba deve stare su il più possibile, quindi la dovrò tenere un po' su. Ai ai ai, episodio dubbio di Tomori su Luvumbo in area del Milan. L'arbitro ci ha riflettuto un attimo e non ha fischiato. Speriamo bene per eventuale revisione al VAR. Non c'è nessun check, sembra non esserci nulla. Ho sudato freddo però, ve lo dico. Quando ho visto Luvumbo andare giù così dopo l'intervento di Tomori, ho sudato freddo. Bella azione, Reinders, grande controllo, poi Okafor di testa. Dai, dai, bravi, bravi. Ah, si sta facendo notte. Ora di accendere delle luci. Ballerina. Sei una ballerina, già. Sei proprio una ballerina. Non lo potete vedere, ma questo cane quando si sveglia fa la ballerina con le zampe. Così. Giava, non è l'occasione buona per fare un tunnel questa. Si è incastrata. No, a leccare il gesso. Hai messo Reinders in campo? Sì. Aveva quasi fatto gol. Quasi non è gol. Ah, so. No, pericoloso. Mamma mia. Oh, madonna. No, è che ribalta tutto. Mamma mia. Guarda che mi spacca il cellulare. Anche meno spazio del solito. Allora, prende la terza gamba che gli... C'è la gamba che spunta lì, vuoi che non la prende? Non si è fatta niente. No, c'è solo un altro sticchio tra già quello che aveva fatto in vacanza. Hai rotto anche la stampella. C'è la stampella, c'è questo, c'è il treppiede, come fa a passare? È normale che non può. Tutto, si è sticchiato tutto, non c'è più un lato sano adesso. Bravo Adli, mamma mia. Difensore aggiunto. Dopo un inizio veloce, il Milan adesso sta un po' faticando.
Pulisic si propone, Hernandez è seduto sulla corsa, pacca, dai, ah, che palle, oh, sempre con un pelo di ritardo arriva Tomori. Adli insiste a sinistra, il Milan si apre anche Okafor, ha bisogno di toccare un po' il pallone. Okafor crossa, Adli va dentro, bella Okafor, ma cazzo, ma qui tutto parla per lui. Bella azione di Adli, poi Okafor la tira troppo piano e centrale. Oh no! Era dall'inizio questo Luvumbo ci rompeva i coglioni, puntualmente. E qui Adli però ha perso una palla un po' e non doveva perdere, era meglio cacciarla via da lì piuttosto che cercare di difenderlo. Poi adesso, avendo preso il gol, siamo ancora di più nel loro territorio, perché loro si chiudono dietro, lasciano la palla a noi e quando la prendono ripartono. Lo facevano già sulla 0-0, adesso figurarsi. No, te lo non perdere ste palle, cazzo. Fortuna il tiro da lontano, però Teo perde una palla stupida e rischiamo un'altra ripartenza. Bravo Pulisic stavolta. Dai! Dai! Dai, dai, dai! Okafor! Su! Lo contro il fantacalcio, ma non importa. Dai, 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 brava già. Sì, bravo, bravo, bravo. Ti ha fatto gol Okafor. Non è perfetto in questa uscita. Rompi cellulari. Qui abbiamo avuto bisogno di un episodio. Pulisic fa una bella giocata, ma c'è l'errore di Radunovic che si lascia sfuggire il pallone per nostra fortuna. Poi Okafor è molto bravo a spostare di suola e tirare in porta. Però diciamo che l'abbiamo ripresa con un episodio fortunato, quindi adesso speriamo di approfittarne. Madonna, questa volta ha fatto un paratone invece. Eh sì, ha fatto un paratone Radunovic. Non so se sarebbe entrata in porta, ma veramente un paratone. Ah, boh, bello schema. Rete! Chi è stato? Tomori! L'abbiamo ribaltata, non ci credo! Bello schema d'angolo, finalmente qualcosa su angolo! Abbiamo ideato qualcosa di bello su angolo, non ho capito cosa è successo perché c'è stata una mischia. E lo metto giù il piedone, voglio vederci bene. Sembra abbia fatto gol Tomori, incredibile! Allora, Adli per Reinders che se l'allunga. C'è stata una deviazione del portiere, poi chi l'ha spinta dentro? Sì, è stato Tomori, dopo una deviazione del portiere è stato Tomori a buttarla dentro. Dai, 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 non ci credo, l'abbiamo ribaltata prima della fine del primo tempo, è un miracolo. Vai Ciucco, punta, punta stavolta. Bella giocata Loftus-Cheek! Si salva il Cagliari, quasi sulla riga. Bastava per fare pure il terzo, pazzesco. Bella palla questa di Chukwueze, che è in crescita. Fine primo tempo. Un primo tempo iniziato bene. Non riesco a mettermi giù, che sono zoppo. Iniziato bene, poi andato un po' incalando. Il gol del Cagliari che aveva messo tutto in salita. Poi un episodio con un errore di Radunovic ci rimette in vita. Ma siamo bravi a far subito il 2-1. E ora vediamo di non rovinare tutto nel secondo tempo. Rieccoci per la nostra Zop Reaction di Cagliari-Milan. Primo tempo non facile, ma che siamo riusciti a rimettere in piedi. Vediamo di non rovinare tutto nel secondo tempo. Ah, giallo per Loftus-Cheek. Punizione pericolosa per il Cagliari, mannaggia. È sempre Luvumbo che ci crea problemi comunque. Sto calciatore è veramente, ha fatto un ottimo inizio di stagione, ma stasera è veramente on fire. Mamma mia, che rischio ancora Luvumbo. Questo c'era nei nostri incubi stanotte. Sempre lui, è dappertutto.
Mamma mia, la serie di deviazioni dopo l'angolo, la palla esce alta, però ragazzi stia rischiando troppo, eh. Bravo Sportiello. Però ogni volta che il Cagliari arriva vicino all'aereo c'è la sensazione che può segnare, non va bene sta cosa. Mamma mia, altro brivido, ma ci svegliamo? La partita sta 2-1, è ancora aperta, attacca solo il Cagliari. Loftus-Cheek, che gol! Grandissimo! Madonna! Ci risolve la situazione pessima, stava attaccando solo il Cagliari, ha pescato il jolly qui, l'uomo che al Chelsea non segnava mai, zero gol nell'ultima stagione al Chelsea, qua pesca un gran gol da fuori area, meno male perché eravamo veramente in un brutto momento. Sull'assist di Pulisic, ma qua il gol è tutto di Loftus-Cheek. Madonna, che gol. Veramente imprendibile a fin di palo. Bene, ora calma. Sta partita abbiamo avuto un gran culo finora. Vediamo di non sciupare tutto, adesso che abbiamo due gol di vantaggio. Sì, 3-1. Ah, riposo per la gamba. Non è che hanno sbagliato, approfittiamone, vai Okafor. Vicino all'incrocio, ancora. Bravo Okafor. Oh, però Musa su un pallone a campanile la prende bene. Peccato che gli esce centrale il tiro, ma era difficilissimo. Ah. Entra Leao e ce la potevamo aspettare, ma entra Romero al suo esordio col Milan, incredibile. Certo che come battiamo noi gli angoli, veramente, chiunque li batta, li batte male. Questo direttamente da una bandierina del calcio d'angolo all'altra, fantastico. E così oggi ha segnato anche Tomori, vedi la vita alle volte. Sì, ma passala sta palla. Teo fa ste buone cose, che difende il pallone, poi esagera e dopo rischia. Toh, c'è una Java. Non leccare il gesto, non leccare il gesso. No, Java. Mamma mia Sportiello, cosa ha salvato? Sportiello ci ha salvato dallo psicodramma dei minuti finali. Grande parata. E dietro continuava comunque a rischiare. Facile, facile per Sportiellone. Non gli fai paura così. È finita! Mamma mia, cado. Non è stato facile per niente, a differenza di quello che può far pensare il risultato, ma altri tre punti importanti. Bene così.